lo senti è veramente economico. Allora, le mobilitazioni che abbiamo fatto a maggio hanno prodotto questa convocazione del governo e questa disponibilità che prima non c'era di fissare tavoli su tutti gli argomenti che noi abbiamo avanzato con le nostre proposte. Nel merito però oggi il giudizio non è naturalmente positivo, perché nel merito oggi i risultati non ci sono stati, non ci hanno dato risposte alle nostre rivendicazioni, se non la possibilità di una serie di tavoli che intendono proporci nei prossimi giorni, a cui noi parteciperemo, in cui però ribadiamo quello che abbiamo rivendicato. Noi abbiamo posto come tema urgente e necessario la questione salariale. C'è bisogno, e in questo caso abbiamo chiesto al governo di rendere strutturale per il prossimo anno la riduzione del cuneo, di introdurre, cosa che non c'è oggi, il fiscal drag, che vuol dire aumentare le detrazioni per aumentare il netto, e poi c'è il problema di rinnovare i contratti nazionali. Abbiamo chiesto al governo di mettere le risorse per rinnovare i contratti a partire da tutto il settore pubblico e allo stesso tempo fare provvedimenti che per il settore privato, laddove non vengono rinnovati i contratti, non vengano più elargiti gli incentivi, laddove non vengono rinnovati i contratti non ci sia la possibilità per queste imprese di partecipare agli appalti, e allo stesso tempo abbiamo posto il problema che per superare i contratti pirata bisogna arrivare ad una legge sulla rappresentanza che riconosca il valore di chi firma quei contratti ed estenda il valore di questi contratti a tutti. Abbiamo posto un'altra questione che è il fisco. Noi non condividiamo la legge delega che il governo ha presentato, siamo contrari alla flat tax, l'abbiamo detto, abbiamo ribadito che per noi la progressività ed un sistema di lotta all'evasione fiscale è un punto di fondo, non sappiamo quali risposte verranno avanzate in questa direzione, così come abbiamo ribadito la tassazione degli extra profitti, abbiamo ribadito la necessità di elevare la tassazione sulla rendita finanziaria e anche sulla rendita immobiliare. E abbiamo posto come problema fondamentale che oggi i giovani e il Paese ha un livello di precarietà non più accettabile. Ho indicato il fatto che non è accettabile che ci siano 120.000 giovani che ogni anno se ne debbano andare dal nostro Paese per andare a lavorare da altre parti. E questo è un elemento che è legato al fatto che abbiamo salari bassi, che c'è troppa precarietà e che va cambiate le leggi sbagliate. Non stiamo parlando delle leggi di questo governo, stiamo parlando delle leggi sbagliate fatte in questi anni, dal Jobs Act ad altre leggi folli che sono state fatte. E questo per noi è un punto di fondo. E i due temi che noi abbiamo posto al governo è: tu vuoi discutere con noi con dei tavoli, quante risorse metti in campo, di cosa stiamo parlando? Perché senza risorse le riforme non si fanno, e quindi deve essere chiaro quante risorse il governo mette sul tavolo e dove va a prendere queste risorse. E dall'altra parte il governo deve sciogliere il nodo se con le organizzazioni sindacali vuole o non vuole fare degli accordi. Per fare degli accordi vuol dire discutere delle piattaforme che noi abbiamo presentato: quella sulla riforma delle pensioni, quella del superamento della precarietà, quella della riforma fiscale. E poi abbiamo posto un tema, e su questo il ministro della Salute ha detto che nei prossimi giorni ci convocherà, perché per noi c'è un'emergenza che si chiama salute e sanità pubblica, perché si continua a morire sul lavoro in un modo inaccettabile, e anche su questo per evitarlo bisogna fare investimenti con nuovi ispettori nella prevenzione, nei servizi di medicina, ma c'è un problema anche di sanità pubblica vera e propria. Ci sono liste d'attesa, c'è la necessità di aumentare le spese, c'è bisogno di avere medici, di avere infermieri, c'è bisogno di avere un rapporto anche col Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E anche su quel punto, siccome non si capisce ancora il governo cosa vuole fare, se vuole cambiare i programmi che ha presentato in Europa, come intende muoversi, su questo non sta applicando una legge del nostro Paese che era frutto dell'accordo fatto col governo Draghi, che prevede un confronto e un coinvolgimento con le organizzazioni sindacali proprio per come realizzare quei programmi e, se necessario, cambiare, come cambiarli e come concretamente realizzarli. Quindi noi consideriamo da un lato importante questa convocazione che c'è stata grazie alle mobilitazioni che sono avvenute. Di risultati ad oggi non ce n'è. E quindi, per quello che ci riguarda, sull'insieme di queste questioni bisogna proseguire la mobilitazione nel nostro Paese. Tra l'altro, per quello che ci riguarda, noi abbiamo già deciso, insieme a tante associazioni che con noi hanno
condiviso questo punto, che il 24 giugno ci sarà una grande manifestazione nazionale a Roma proprio sulla sanità pubblica, proprio sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, perché oggi questo è un tema centrale e per questa ragione la lotta all'evasione fiscale e una riforma fiscale che non sia la flat tax è decisiva. Abbiamo anche detto, visto che sul tavolo il governo ha messo anche le riforme istituzionali, che per quello che ci riguarda noi non solo non siamo d'accordo con l'autonomia differenziata, ma non abbiamo nessuna disponibilità ad aprire trattative per fare l'autonomia differenziata. Per noi la Costituzione va difesa, va applicata, l'autonomia differenziata per noi deve essere tolta dal tavolo perché fa dei danni a questo Paese, e abbiamo posto, visto che ci è stato chiesto, che il vero tema è quella di una riforma elettorale seria che rimetta nelle condizioni i cittadini italiani di poter loro scegliere chi mettono in Parlamento e quelli che vengono eletti in Parlamento di rispondere a quelli che li hanno eletti e non ai capi bastone che li hanno messi in campo. Vista la crisi della democrazia che c'è, perché ormai metà dei cittadini italiani a votare non ci va, visto che il governo ci ha chiesto un parere anche sulle riforme istituzionali, abbiamo posto naturalmente anche questo tema. Per il resto, per noi tutti i tavoli che vengono attivati, che affrontano il problema dell'aumento dei salari, della riduzione della precarietà, di una riforma fiscale degna di questo nome, della riforma delle pensioni, della salute e della sicurezza, è chiaro che noi siamo pronti ad andare a qualsiasi tavolo, è chiaro che per noi valgono le piattaforme e a questo punto deve essere il governo in questi tavoli che risponde alle nostre richieste e ci dice quello che intende fare. E per portare a casa dei risultati c'è bisogno di proseguire la mobilitazione, e quindi noi proseguiremo nelle assemblee.